Stai cercando magliette? Ti interessa questa? Questa? Oppure questa? Passa nel link in descrizione, non te ne pentirai. Giomborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo davanti alla peggior giornata arbitrale della storia. Mai è stato fatto così male, ragazzi. Ma non vi voglio anticipare nulla, tanto lo capirete durante il video. Quindi, prima, come sempre, andiamo alla sigla. Allora, abbiamo come sempre qui il nostro quadernetto. Ovviamente non tutti sono stati insufficienti, però quasi tutti, il che mi fa pensare veramente ad un disastro collettivo. Inoltre vi dico subito che non ci sarà la moviola di Genoa e la Sverona, perché questo video è stato scritto e registrato prima della partita per motivi personali e quindi insomma non ci sarà. Partiamo da una nota dolente subito. Chievo-Inter, l'Inter vince per 1-2 sul campo del Chievo. L'arbitro è Valeri, al quale diamo 5. Diamo 5 a Valeri, ma non per degli errori commessi in partita, ma degli errori di regolamento. Cioè Valeri ha infranto il regolamento. Di che cosa stiamo parlando? L'1-0 dell'Inter, cosa succede? Succede che Brozovic calcia, D'Ambrosio sulla respinta cross al centro per Icardi che insacca. Nel momento in cui Icardi ha calciato, ma il pallone deve ancora entrare in rete, Valeri fischia il fuorigioco. Il gol viene annullato perché Valeri dice che è fuorigioco. In realtà non è fuorigioco, Valeri va a controllare il VAR e si accorge che il fuorigioco effettivamente non c'è, quindi convalida il gol dell'Inter. Ci sono ingenti, si dice ingenti, sono parecchie proteste dei giocatori del Chievo. Perché, ragazzi? Perché per legge Valeri si è fischiato prima il fuorigioco, che l'azione si concludesse, non può andare a guardare il VAR. Perché? Perché da regolamento, poi sono d'accordo con voi che lì comunque Valeri avrebbe preso 5, perché l'errore è stato proprio fischiare prima, cioè nel senso, l'errore è di Valeri. Il gol era regolare, però ha fatto una cosa che da regolamento VAR non si può fare, quindi insomma per me l'insufficienza la becca. In Cagliari-Bologna succede qualcosa invece di inverso, che però dà a Doveri, l'arbitro della partita, un 4,5. 4,5 perché cosa succede? Che la partita l'avrebbe potuta vincere il Cagliari, ragazzi. Infatti segna Sau, Doveri dà fallo di mano, ma in realtà Sau aveva stoppato di petto. Non solo, ma perché Doveri fischia prima che il pallone entra in rete, un po' come ha fatto Valeri con Icardi. Qua, quindi, avendo fischiato prima, cioè lui vede praticamente lo stop di mano, che in realtà non è di mano ma è di petto, la palla carambola a terra, Sau segna, prima che il pallone entra in rete, Doveri fischia. Quel gol in realtà è irregolare, come era regolare il gol di Icardi. E però che cosa fa Doveri? Non va a vedere il VAR, perché non può andare a vedere il VAR, però l'errore l'ha fatto perché ha fischiato prima, la mano non era mano ma era petto, e quindi ha penalizzato il Cagliari. A Doveri diamo 4,5. Milan-Benevento, ragazzi, Milan-Benevento, altra partita, altri errori arbitrali. Stavolta è Mariani a cui diamo 4,5, ragazzi. Mariani 4,5. Cosa succede? Che al secondo minuto Jimmy City spara, si dica così, in area a fossa Cutrone, fanno ginocchio ginocchio, è palesemente rigore. Quel calcio di rigore non viene concesso al Milan. Pochi minuti dopo, ancora un contatto in area di rigore del Benevento, infatti Viola abbraccia Zapata, lo butta giù, anche quella è palesemente penalty, penalty che non viene concesso neanche in questo caso al Benevento. Unica cosa giusta fatta durante la partita è il cartellino rosso a Diabate. Ci sono entrambi i cartellini gialli, quindi è giusta la sua esclusione nel finale di partita. A Mariani diamo 4,5 perché non vedere due calci di rigore decisivi è un errore grossolano per poter dare una sufficienza. Atalanta-Torino. Stavolta, ragazzi, andiamo con tranquillità. Andiamo da un arbitro che tutto sommato invece ha fatto bene. Dopo un 5, 2, 4,5 andiamo da un arbitro che ha fatto bene. Aureliano, ragazzi, in Atalanta-Torino. Il gol dell'1-0 dell'Atalanta di Barrow, anzi, in realtà no, di Freuler, però il cross
il cross di Barrow vede il giocatore in linea, quindi è giusto convalidare il gol. Stessa cosa per il pareggio del Torino con Ljajic che è in linea. Ancora Gosens crossa su Castagne che è in linea durante il 2-1 dell'Atalanta. Quindi anche in questo caso tre gol, ragazzi, tutti e tre perfettamente regolari. Non solo perché il Torino chiede un calcio di rigore, perché Gosens prende il pallone di mano in area, la mano è netta, però il calcio di rigore non è da dare perché la distanza è troppo ravvicinata fra chi calcia il pallone e la mano di Gosens, è circa di 1,5 m. 1,5 m non è abbastanza per dare un calcio di rigore e viene quindi contata l'involontarietà. Torniamo agli arbitri che hanno fatto male. Spal Roma, ragazzi, Spal Roma, la Roma vince 0-3, vince facilmente, ma Tagliavento non se la cava poi troppo bene, prende un 4,5. Penalizza una squadra per uno, penalizza la Spal e penalizza la Roma un intervento per uno. Al 12° minuto Antenucci parte perfettamente in linea, viene affossato in area di rigore da Fazio, questo è rigore. Fazio, Antenucci sta andando verso la porta, Fazio lo affossa, non è cartellino rosso perché non c'è più quella regola, ma sarebbe calcio di rigore che l'arbitro non concede. 13° minuto, Everton Luiz prende un cartellino giallo, che giallo non è mai, entra a martello su un giocatore della Roma, entra a martello senza alcuna possibilità di prendere il pallone, questo è rosso diretto che Tagliavento non concede. Quindi per dare un voto finale alla prestazione di Tagliavento in Spal Roma diamo un tondissimo 4,5. Passiamo a Sassuolo Fiorentina. Anche qua, ragazzi, male, male, male. Ne avevo parlato anche nel video dedicato alla partita. Irrati fa malissimo, anche a Irrati do 4,5 perché Irrati rovina la partita con un cartellino rosso che non sta né in cielo né in terra. Dopo 30 minuti la Fiorentina deve già giocare in 10 uomini. Perché? Perché Dabò prende un cartellino giallo per un fallo che non è assolutamente da giallo, specialmente dopo 6 minuti. Però anche qui, insomma, si può dire e non dire se fosse da giallo o meno. Quello che però frega Irrati è il secondo giallo, perché Dabò non tocca mai Berardi, ragazzi, non lo tocca. Mai alza le braccia, si sposta. Berardi gli cataponca, come cazzo, gli va addosso, gli crolla addosso. Fra l'altro, non gli ora nemmeno addosso perché Dabò si sposta, quindi Berardi casca da solo. E l'arbitro estrae il secondo giallo, da butta fuori Dabò. E la Fiorentina gioca per un'ora più recupero in 10 uomini per un errore di Irrati che prende 4,5. Procediamo spediti. Juventus Napoli. Finalmente, ragazzi, io penso che tutti si aspettassero di vedere uno Juventus Napoli fra gli errori arbitrali. Perché? Perché in un modo o nell'altro, quando c'è uno scontro diretto, si parla sempre di arbitri in Italia. Stavolta, forse, anzi, senza forse, questo è stato il miglior arbitro di giornata. A Rocchi diamo 8,5, ragazzi. Cosa succede? Allora, al 38° viene annullato un gol a Insigne, giustamente perché Insigne è in fuorigioco e quindi è giustissimo annullare il gol del napoletano. Al 63° Koulibaly segna, ma il gioco è fermo. Perché? Perché Milik precedentemente aveva fatto fallo su Ovedes, quindi è giusto fischiare il fallo, è giusto non convalidare il gol, anche perché il gioco era ormai fermo. Quindi, insomma, anche questa valutazione di Rocchi è giustissima. Infine, al 92° la Juventus chiede un calcio di rigore per fallo di Albiol su Matuidi, ma qua non c'è nulla perché è prima Matuidi a far fallo su Albiol e quindi questa è una situazione di fallo in attacco. Fra l'altro Rocchi riesce a gestire ottimamente una partita che facilmente gestibile non era e quindi per me merita gli applausi del caso e un ottimo 8,5. Fatemi sapere poi, come sempre, voi che cosa ne pensate. Lazio-Sampdoria, finalmente la Lazio non potrà lamentarsi perché Orsato non è chiamato a fare nulla. Io ho dato 6 perché il voto lo do a tutti, ma Orsato probabilmente meriterebbe un senza voto, ma un senza voto sarebbe un po' cattivello in realtà, perché comunque lui i suoi 90 minuti di recupero se li ha fatti. Va detto però che di errori non ne ha fatti, non ne ha fatto nemmeno uno, ma perché non c'è stato nemmeno il margine di fare errore. Cioè, c'è da dire ogni tanto che qualcuno si inventa qualcosa, qualche arbitro fa qualche cazzata, comincia a dare gialli e rossi a caso. Invece ha gestito perfettamente sia i cartellini sia i falli con la giusta, diciamo, non dando due pesi, con la giusta misura, diciamo, non facendo due pesi, due misure assolutamente. Quindi molto molto bravo Orsato, al quale voglio dare 6 perché, insomma, si è limitato a fare il compitino che doveva assolutamente fare. Concludiamo con un altro
Ottimo voto, quindi pochissimi ottimi voti, fra l'altro oggi tanti 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 insufficienti. L'ottimo voto lo diamo a Di Bello che ha arbitrato Udinese Crotone 1-2, al quale diamo un 7 pieno. Perché? Perché tutti i gol sono regolari. Appena in linea il gol di Lasagna, appena in linea il gol di Simeone, ancora in linea il gol di Faraoni. Quindi il gol dell'Udinese e i due gol del Crotone sono totalmente regolari. Anche qui Di Bello fa una gran cosa, perché non era poi così facile vedere tutte e tre i gol e tutte e tre le posizioni regolari, quindi complimenti davvero. Facendo un dato generale, come sempre, devo dire che il migliore di giornata è stato Rocchi, che ha arbitrato Juventus-Napoli. Successivamente il secondo migliore, lo scettro di secondo migliore lo diamo, diciamo, diviso tra Aureliano e Di Bello. Se invece dovessimo dire il peggiore o comunque i peggiori, per me, ragazzi, di questi non se ne salva nemmeno uno, quindi Tagliavento, quindi Irrati. Quindi Tagliavento, Irrati, Valeri, Doveri e Mariani. Tutti questi hanno fatto male, male, male. Magari Valeri un po' meno rispetto agli altri quattro, però tutti gli altri quattro, comunque anche Valeri, hanno fatto male, male, male. Ora io non voglio buttare giù gli arbitri, perché qualcuno magari mi dice: no, sì, però hai visto l'arbitraggio in Italia, fa schifo. No, ragazzi, io molto spesso ho dovuto fare i complimenti agli arbitri nel mio chiacchiere da VAR, perché si sono comportati sempre piuttosto bene. Questa però è stata, ragazzi, la giornata più disastrosa dell'intera Serie A di quest'anno. Fatemi sapere, come sempre, con un commento qua sotto, che cosa ne pensate. Io vi ringrazio, come sempre, per la visione. Tanti mi piace se volete che questa serie continui, quindi per supportare la serie iscrivetevi al canale in questo momento, mi raccomando. Buon shalalala, anzi lasciate dislike se vi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché. Buon shalalala, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.